anche alla redazione del giornale. Tanto grazie di essere venuti così numerosi a rappresentazione di quella che per noi è un po', diciamo, una, tra virgolette, una rivoluzione, no? È anche un modo ulteriore, se vogliamo, di scendere in campo, di provare a dire la nostra in questa epoca dove non si può più evidentemente stare a guardare. Questa sera abbiamo ospiti veramente di spessore eccezionale, oserei dire. Non servono presentazioni, comunque abbiamo Antonio Parisi, giornalista, che è di nostri, e non ha bisogno di presentazioni, sarà una figura storica nel suo campo. Poi c'è Diego Fusaro, che ci ha raggiunto gentilmente da Milano. Giuliano Castellino, che poi è il nostro diciamo direttore del giornale, Roberto Fiore, anche lui non credo abbia bisogno di presentazioni, e poi da noi c'è anche Guglielmo Pagliarotti, insomma, no? Che anche lui gentilmente, insomma, è venuto a dare il suo contributo. Io direi che possiamo iniziare subito con Roberto Fiore, insomma, che ci presenta un attimino la serata. Benissimo, il mio intervento sarà rapido, celere, e andrò su due o tre punti secondo me fondamentali. Innanzitutto il ritorno al cartaceo. Sappiamo tutte le polemiche di questi giorni e anche di mesi fa rispetto a una sorta di nuova dittatura del pensiero che ha portato al banning di centinaia, anzi di migliaia, di decine di migliaia di pagine da parte di una istituzione che non ha nessun fondamento giuridico, non ha nessuna giurisdizione, che è appunto Facebook. Sappiamo che in questo momento ci sono delle battaglie, una ne è stata vinta da Casa Pound, ma ce ne sono tantissime in corso, e assistiamo anche al fatto che questa lobby forte internazionale, che certo non ha problemi di pagarsi gli avvocati, vuole resistere su questo punto. Decidono loro chi parla e chi non parla. Quindi quello che era, che storicamente è stato il compito, spesso abusatissimo, di magistrati, oggi è diventato il compito di una lobby. Allora, il ritorno al cartaceo significa automaticamente il ritorno alle libertà politiche. Secondo punto, ricostruzione. Gli ultimi mesi hanno evidenziato un dramma della politica italiana, che non è quello che in un certo senso spesso possiamo sintetizzare in quello che fa in un partito o quello che fa un altro partito, è nella mancanza di preparazione, di quadri, di politiche che seguono un corso di interesse nazionale. La Farnesina è stata gestita male o bene negli ultimi 70 anni, ma ci sono stati degli uomini che avevano la loro preparazione, che hanno in un certo senso indirizzato verso in un senso o nell'altro. Una particolare, ad esempio, attenzione al problema del Mediterraneo, che oggi abbiamo visto nelle ultime settimane scompare, è dovuta al fatto che questa tradizione che aveva formato nelle università, nelle sezioni di partito, uomini e donne, aveva garantito la presenza dell'Italia nel mondo. Lì noi dobbiamo assolutamente ricostruire. Dobbiamo ricostruire un tessuto, una formazione, una storia che ci permette di capire quello che sta succedendo oggi, sapendo quello che è successo, faccio un esempio specifico, nel 1911 e nel 1912, quando si parla di Libia, cioè della guerra che noi avemmo contro la Turchia. Ora, il nostro compito sarà quello di far emergere tesi, giornalisti e persone che capiscano la politica. La politica non morirà mai, perché è l'arte di orientarsi nelle situazioni per cercare di cambiarle verso il meglio. Allora, questo è uno dei nostri compiti fondamentali. E non è, diciamo, alieno a questo ragionamento il fatto che il direttore sarà Giuliano Castellino, un giornalista, ma anche un attivista. Noi conosciamo le lotte sue degli ultimi tempi, e personalmente ho voluto con forza questo suo indirizzarsi verso questa posizione, che è una posizione non solamente tecnica di giornalista, ma ovviamente anche politica, proprio per fare in modo che le idee
le più radicali, le più forti, le più generose possono entrare in un mainstream che spesso non le vuole proprio sentire. Allora, questo è il nostro piano strategico. Tutti in un certo senso sono benvenuti e tutti saranno chiamati, certo. Poi ci sarà un filone, se dovessimo dire ma qual è il nostro filone? Mi permetto di dire qual è il mio, anche rispetto diciamo a quella che sarà la mia funzione. Io sarò mi occuperò di politica estera, ma il mio filone, penso il filone di tanti di noi, è abbastanza sintetizzabile in tre parole. È un filone putiniano, cristiano, sociale, nazionale. Attraverso queste tre parole noi vogliamo in un certo senso rifondare una classe politica, ridare respiro e forza a quelle menti, a quegli uomini e quelle donne che hanno ancora grande forza nel difendere le proprie libertà, l'interesse nazionale e proprio le libertà del proprio popolo, dell'Italia. Ecco perché noi ci chiamiamo Italia Mensile. Grazie. Buonasera a tutti, buonasera, grazie di cuore a tutti, per me oggi è un onore, ma soprattutto anche un onore parlare di fronte a una platea per me tutta nuova. Di solito parlo in piazza, ho parlato in comizi, ho parlato a militanti, ho parlato dietro a barricate, ho parlato mentre difendevo famiglie da sfratti, ho parlato in manifestazioni. Non avevo mai parlato dai direttori di un giornale, quindi è un nuovo compito, una nuova veste, ma sicuramente lo farò con la stessa caparbietà, con la stessa grinta e soprattutto con lo stesso impegno. Un impegno che ormai porto avanti da 30 anni, avevo 13 anni, era il 26 gennaio del 1991, quando per la prima volta ho messo piede in una sezione, era la sezione all'epoca del Movimento Sociale Italiano di Viotto Piano 9. Ho fatto 43 anni qualche giorno fa e ho fatto anche 30 anni di attività politica. E dopo 30 anni di militanza politica mi trovo a dirigere un giornale che io chiamo La nostra sfida alle stelle. Ma non è solo La nostra sfida alle stelle, deve essere anche un calcio nel sedere al politicamente corretto. È solamente una nuova trincea, è una nuova barricata dove noi lanciamo la nostra sfida, che è una sfida di libertà. Questa parola importantissima, fondamentale, spesso abusata. E io vorrei ringraziare Roberto Fiore, perché l'idea di questo giornale nasce quando io quella libertà non l'avevo, una libertà che mi è stata privata fisicamente perché avevo difeso una famiglia di italiani da uno sfratto. Ma che sia io, ma sia Roberto, avevamo capito una cosa fondamentale: quella libertà non mi era stata privata solamente per quel fatto specifico, ma perché noi avevamo osato sfidare le sinistre in un campo dove loro la sfida non l'accettano, nelle borgate, nelle periferie, tra il popolo, perché avevamo portato il tricolore dove un tempo sventolavano le bandiere rosse. L'abbiamo pagato. Abbiamo pagato a carissimo prezzo, ma con orgoglio oggi possiamo dire che noi oggi possiamo andare a Prima Valle, possiamo andare al Trullo, possiamo andare a Tiburtino Terzo, possiamo andare a Tor Bella Monaca, possiamo andare a Tor Vergata, possiamo andare nelle migliori periferie romane ed essere accolti da amici, da altri amici. E noi quel passato non lo rinneghiamo, ma anzi lo rivendichiamo e lo rivendicheremo sulle colonne dell'Italia Mensile. Noi le rivendicheremo in maniera culturale, perché quella sintesi fatta di identità e diritti sociali, quella sintesi fatta di un tricolore che si innalzava dietro le barricate delle battaglie sociali, sarà anche l'indirizzo politico, culturale e metapolitico di questo mensile. E torniamo a quella libertà. Libertà che ci appartiene. Libertà per il nostro popolo, libertà per le future generazioni, libertà anche in quel famoso fronte sovranista,
perché se è vero che noi oggi vogliamo essere l'ala combattente, vogliamo essere l'ala culturale, vogliamo essere il mensile del grande fronte sovranista, è altrettanto vero che vogliamo liberare quel fronte sovranista da quel cancro liberista che per decenni lo ha reso schiavo delle forze più schifose che ancora oggi tentano di soffocare quell'Italia profonda che è stanca. Sì, è stanca di quel pensiero moderato. Basta con quei moderati, basta col politicamente corretto, basta con quel senso quasi di sconfitta che quell'Italia profonda dovrebbe avere a tutti i costi. Non è vero. C'è un'Italia profonda, una volta veniva chiamata maggioranza silenziosa, io non ero ancora nato, l'ho letto nei libri. Ecco, non esiste più quell'Italia silenziosa, quella maggioranza silenziosa. Esiste un'Italia profonda che la mattina si sveglia, che va a lavorare anche per 3-4 euro all'ora e nessuno racconta più di quell'Italia. Un'Italia veramente proletaria, un'Italia popolare, un'Italia in grave crisi economica, un'Italia fatta di tante famiglie, un'Italia fatta, ragazzi, vi dico una cosa sconvolgente, rivoluzionaria, uomo e donna, madre e padre, incredibile, davvero, esistono ancora uomo e donna, madre e padre, famiglie, che vorrebbero fare, udite udite, dei figli, che vorrebbero fare l'amore, incredibile, e che il frutto di questo amore dia vita, e che dia vita alla nostra nazione, a una nazione forte, e che incredibilmente osano chiedere lavoro, incredibilmente, e che ancora in maniera più incredibile chiedono un lavoro che sia dignitoso. E questi italiani hanno la faccia tosta di dire che vorrebbero lavorare 7-8 ore al giorno e vorrebbero avere uno stipendio di 1.200-1.300 euro al mese e non vorrebbero lavorare 10-12 ore al giorno a 3 euro l'ora. Incredibile, esiste anche questa Italia. Cioè non esiste solo il gay pride, non esiste solo il gender, non esiste solo Greta, non esiste solo Carola, non esiste solo il Gruber, non esiste solo il Bilderberg, non esiste solo la Sette, non esiste solo i poteri forti, non esistono solo i salotti, non esistono solo i palazzi di giustizia, non esistono solo i magistrati che arrivano a suoni mandati di cattura e piccoli di manette, tentano di arrestare da Salvini a Castellino a tutti quelli che tentano di dire no a questo mondo. Esiste anche due pazzi, come Roberto e come Giuliano, seguiti da altri pazzi, come Antonio Parisi, qui con Pagliarotti, seguiti da altri pazzi come questi in prima fila, come Nicola Cospito e come tanti altri, come Gloria, che ci seguono in questa avventura, che hanno preso l'esempio di altri pazzi, come il più famoso Diego Fusaro, che sono anni che va in televisione e combatte e grida parole d'ordine che noi condividiamo, perché forse non ci fossero stati Diego Fusaro oggi non ci sarebbe stato l'Italia mensile. Ecco, esistono ancora dei pazzi che dicono che esiste un'Italia di pazzi, ma è l'Italia profonda, viva, che vuole combattere per la propria libertà. Io non faccio mai citazioni, però vorrei concludere questo mio intervento con una canzone che non è certo riconducibile al nostro mondo, che dice: mi vuoi dire, caro Sancho, che dovrei tirarmi indietro perché il male e il potere hanno un aspetto così tetro? Dovrei anche rinunciare a un po' di dignità, farmi umile e accettare che sia questa la realtà? No, no. Il potere, questo potere, è l'immondizia della storia e degli umani. E anche se siamo soltanto dei romantici lottani, sputeremo il cuore in faccia all'ingiustizia, giorno e notte. Siamo i grandi della Mancia, Sancho, Pancho e Don Quixote. Avanti tutti, grazie. Dopo questo bellissimo intervento del direttore, lasciamo la parola al giornalista Pagliarotti. Sì, grazie. No, io sono felice di stare tra quei folli visionari che forse però con fondamento
profondo di realismo, dal momento che la storia a volte si ribalta e quelli che erano i perdenti potrebbero diventare i vincitori di domani. Io ho aderito fin da giovanissimo, a 16 anni, ho scritto anch'io la sezione del Movimento Sociale di Via Balogna, un amico di lui, da poco parte. E quindi sono stato un sognatore, abbiamo sognato, I have a dream, dicevano i contestatori del 68, ma anche noi sognavamo. Sognavamo e poi abbiamo visto infranti i nostri miti con una dura realtà che è quella della decomposizione del sistema, che purtroppo ha riguardato anche, diciamo, aree politiche vicino a noi, senza entrare nel merito perché tanta storia mai conosciuta e nota. Però diciamo che io dal mio punto di vista di giornalista che ha sempre seguito i problemi più grossi, diciamo, di questo paese, facendo inviare 5 anni al Messaggero, ma stato al Tempo, Rai, Ansa, e dove ho avuto la possibilità di toccare con le mani quelli che sono pratiche i mali di questo paese, mali che sono esplosi adesso in tutta la loro evidenza. Basti pensare a quello dell'informazione che ha raggiunto in pratica un punto quasi zero, basti pensare alle crisi delle professioni in Italia, dove in pratica non c'è una decadenza anche, diciamo, delle qualità professionali, basti pensare a quella che è in pratica l'illegalità diffusa in tutto il paese, alle mafie di ogni tipo, a quale sono aggiunte anche quelle dell'immigrazione, mafie che ovviamente i media fingono, diciamo, di ignorare per motivi che sappiamo, ma che hanno un'incidenza profondissima sul tessuto sociale. Per non parlare appunto poi, diciamo, di tutta l'offensiva che è partita con la globalizzazione, con la crisi del 2008 della Lehman, che l'onda lunga è ancora, diciamo, ancora è presente in modo pesante, con le multinazionali che in pratica hanno occupato un spazio di potere, non a caso anche quando parliamo di Zuckerberg e Facebook e tutti quanti i giganti del web, parliamo di multinazionali che detassati, mentre in pratica le piccole imprese, dopo le politiche di austerity del governo Monti, che sono seguite chiaramente all'entrata dell'Italia in Europa, hanno comportato 600 suicidi solamente per le cartelle pazze e altri episodi di questo tipo. Quindi diciamo che di materia da sviscerare ne abbiamo moltissima. Io ho aderito con entusiasmo alla nascita di questo giornale proprio per questo motivo, perché l'informazione è ormai pressoché inesistente, non fa il suo ruolo, i riflettori sono spesso spenti e la cosa più grave, insieme alle Facebook, c'è l'omissione della notizia che tutti i giorni registriamo, perché non vediamo poi presenti dei fenomeni che tutti abbiamo sotto mano, e in compenso siamo inondati di fatti di cronaca nera sparati sulla televisione, tutti i fattacci di cronaca che una volta venivano delegati un pochino a fatti così minori, nel senso che servivano a riempire le pagine per destare un po' l'attenzione, ma sappiamo bene che i temi bollenti sono molto, molto, molti altri. Ecco, di questi temi bollenti io penso che la rivista se ne occuperà a tutto tondo, e quindi potremo svolgere un ruolo importante, penso, anche grazie alla collaborazione di tutti, perché dobbiamo fare in modo anche di avere una rete, diciamo, di informazioni che ci segnalano episodi, segnalano situazioni, problemi, problematiche, che serviranno in pratica ad arricchire anche la, diciamo, quella che è la spina dorsale del giornale. Grazie. Sempre nella redazione, diamo la parola adesso a un altro mostro sacro che è Antonio Parini. È la prima volta. Mostro sacro. Non fila sacro, va bene. Non sono un mostro sacro. In alcuni campi del giornalismo ho avuto tenacia e, diciamo, molta fortuna, per cui mi è capitato di fare due o tre scoop che hanno fatto il giro del mondo, però non credo assolutamente di essere un mostro sacro. Credo che il giornalismo che ho avuto la fortuna di poter fare è un giornalismo di inchiesta, un giornalismo che ti porta ad essere tra la gente
sulla strada, perché per acquisire le informazioni certamente non le puoi acquisire da Facebook, da Google, come oggi purtroppo il più delle volte succede. Ci sono giornali che vengono confezionati attraverso questi strumenti. Fatalmente, caro Quagliarotti, credo che ci possa illustrare bene cosa capita, a livello addirittura globale, una fake news, una notizia falsa, o una notizia vera addomesticata, proprio grazie a questi strumenti di informazione, la rete, alla fine ci danno informazioni addomesticate che non danno una giusta visione della realtà. Per poter scoprire delle cose bisogna stare sulla strada, cercare documenti, così come alcuni, oramai un club ristretto di colleghi fa in Italia. Ecco. Mi permetto di parlare per esempio di un vero mostro sacro, oltre ai Quagliarotti, che queste cose le ha fatte in giornali come Il Messaggero, Il Tempo, altro. Per esempio c'è un collega che lavora su un quotidiano italiano, Amadori, il quale fa delle inchieste, delle scoperte da brivido. Io l'ho sempre ammirato. E io cerco di essere in questa linea. Mi occuperò in questo mensile di fare inchieste. Per esempio il caso Amaro di Bibbiano, un caso che è stato cercato di addomesticare, che non è l'unico caso, perché ancora 2 o 3 anni fa mi è capitato di seguire dei casi legati ai tribunali dei minori, all'affidamento, alle notizie che vengono create attorno ai minori, alla manipolazione di minori per toglierli ai genitori. Non è solamente Bibbiano, ci sono casi in Piemonte, a Roma ce ne sono di casi simili. Oppure altro settore che conosco abbastanza bene, il Vaticano. Nel Vaticano, attraverso l'esame di quello che è successo da metà degli anni 60 in poi, era prevedibile come doveva andare a finire: la distruzione della fede, la Chiesa trasformata in una sorta di Ong. E in queste ore ci ha lasciato un soggetto, un personaggio che ci aveva veramente visto lungo. Duilio Marchesini. Forse qualcuno non ricorda questo signore, ma Duilio Marchesini, Scafidi e un certo Franco Antico avevano creato un'associazione che si chiamava Civiltà Cristiana, non Civiltà Cattolica, quelli sono i gesuiti, gli sciagurati gesuiti, che dovrebbero difendere il nostro Signore Gesù Cristo, e da quando sono apparsi, altro che essere le legioni che difendono nostro Signore Gesù Cristo, fanno tutt'altro. Bene, Marchesini, Scafidi e Franco Antico arrivarono ad incatenarsi in Vaticano, in San Pietro, per denunciare le storture di Paolo VI. E da Paolo VI, diciamo pure da Giovanni XXIII, se ne sono viste di tutti i colori. Ecco, io mi occuperò di questo. Tra l'altro, come giornalista, sono stato il primo ad aver scritto un volume sulle curiosità birbonesche del Vaticano, un libro che
si chiamava, si chiama, è quasi introvabile, anche se ha venduto circa 80.000 copie, si chiamava, si chiama, E liberaci dal male, i misteri della terza loggia vaticana, dove con nomi e cognomi si raccontano i personaggi che hanno minato definitivamente, ancora vivente, Giovanni Paolo II, il cattolicesimo, fino a renderlo quello che oggi abbiamo sulla piazza. Ecco, io mi occuperò di queste cose. Mi auguro di avere la forza di riuscire a fare alcuni tipi di inchieste. Credetemi, non è facile, non è facile. Alcuni tipi di inchieste richiedono sforzi addirittura a livello internazionale. Pensate, mi sono occupato del caso Parolisi, allegato a tutti gli atti giudiziari di quello sciagurato, che certamente un personaggio con cui non prendersi forse manco un caffè, lo dico in pubblico, ma quasi sicuramente non è l'assassino della moglie. Io, per cercare di capire cosa c'è dietro questa vicenda, sono dovuto andare in Afghanistan, dove io e un altro collega abbiamo subito un attentato. Allora, non è sempre facile fare l'informazione a questo livello. All'inizio degli anni 90, ecco perché sono contento di stare con Castellino come direttore e con Roberto Fiore. All'inizio degli anni 70, degli anni 90, mi ero inventato una trasmissione su una famosissima radio romana. La radio era Radio Radio, e con un certo Francesco Vergovic, chissà che non lo conosciate perché magari sentite spesso la radio, ci eravamo inventati Ufficio Inchieste. Le cose che siamo stati capaci di portare alla radio sono state così importanti che un giorno il magnifico duo, che sono i proprietari di questa rete, mi hanno chiamato e mi hanno detto: oh, ma sto tipo di inchiesta qua noi ci crea dei problemi, ma che non te la vai a fare a casa tua? Ecco, io mi auguro, sono sicuro che con Castellino, Fiore, Pagliarotti e con tutti quanti voi, questo sono sicuro che non mi succederà. E allora, grazie. E oh, sta cosa di mostro sacro stasera quando torno a casa sono di rosso, mi hanno chiamato mostro sacro. Assolutamente. Assolutamente. Grazie mille, grazie a tutti quanti. Allora, mostro sacro di umiltà, dai, intanto sicuramente. E spero di non creare altro incidente diplomatico. È una parola star di questa sera, ti ci vedi un pochino, Diego Fusaro. Grazie anzitutto dell'invito, sono felice di essere presente alla fondazione di una rivista culturale. È sempre un momento importante quando nasce una rivista, è come se si accendesse una stella nel buio generale in cui ci troviamo. A me piace sempre ricordare le parole del poeta Hölderlin, che parlava di notte del mondo. Siamo in una notte del mondo in cui il buio diventa ogni giorno più radicale, e l'accendersi di una nuova rivista credo che possa giovare a un ripensamento generale di alcuni temi, auspicabilmente alla volontà di procedere controcorrente rispetto alle insidiose correnti del pensiero unico che sempre più si fa dominante. Anzi, potremmo anzi dire che siamo passati rapidamente da quello che un tempo era il pensiero dominante a quello che oggi è il pensiero unico, che va a saturare ogni spazio e ogni luogo non ancora saturato. Io credo, in sintesi, premettendo che io non ho appartenenze ideologiche, politiche, e che anzi ritengo
che il primo compito di una ragione critica oggi sia superare i vecchi steccati, finché ci si continuerà a contrapporre fra comunisti e fascisti, fra destra e sinistra, si manterrà in vita l'ordine esistente che si basa esattamente e si riproduce grazie a questa contrapposizione sempre mantenuta e sempre riprodotta. Io non faccio mistero di avere una provenienza probabilmente diversa rispetto a molti altri che sono in questa sede, e ciò non mi impedisce di dialogare fecondamente con tutti. In questo io, proprio a proposito di richiamo alla nostra cultura, alla nostra civiltà e alle nostre radici, mi richiamo essenzialmente a Socrate e al suo magistero, che era quello del dialogo a 360 gradi e senza interdizione. Quando invece il dialogo viene negato, lì è già persa in partenza la battaglia. Ecco, quello che ci costringe quotidianamente a fare il pensiero unico, politicamente corretto ed eticamente corrotto, è di non dialogare con certuni, di dialogare solo con altri, di modo che in realtà il dialogo non sia mai un dialogo, ma sia un monologo di massa in cui si ottiene un finto pluralismo. Se ci pensate, la cifra dell'odierna civiltà nichilista dei consumi sta nel fatto che, per un verso, si gloria per aver superato il partito unico delle dittature rosse e nere del Novecento, e per un altro verso riproduce la forma del partito unico variando il segno, perché siamo dinanzi al trionfo di partiti plurali che però tutti riproducono il pensiero unico e quindi garantiscono in ogni caso, tramite un'alternanza senza alternative, la tenuta del pensiero unico e dell'ordine dominante. In fondo, soprattutto in questo tempo di ritorno al bipolarismo, è del tutto evidente che, quale che sia la parte vincente, quella bluetto, quella fucsia, vincerà il banco liberista in ogni caso, ed era esattamente ciò a cui puntava naturalmente l'ordine dominante. Io credo in ambito culturale però che si possa tratteggiare una distinzione abbastanza netta fra due tendenze generali attorno alle quali forse si potrebbe strutturare un pensiero critico e una proposta culturale generale per contrastare il pensiero unico dominante. Questa contrapposizione è quella che definirei nei termini di una di uno iato fra chi ancora abbia un radicamento nella sua storia, nella sua civiltà, nel suo territorio, nella sua lingua, nella sua vicenda storica, e quindi abbia ancora una coscienza, che può essere una coscienza culturale, di nazione, di popolo, di classe, e chi invece dall'altra parte è già franato, uso un'espressione che utilizzava Heidegger nella sua ultima intervista, Solo un Dio ormai ci può salvare, dove Heidegger diceva che ormai la contrapposizione è fra un'umanità che è già franata e un'umanità che ancora è radicata e resiste al franare. Ora, io credo che la lotta di classe, per usare una categoria a me cara, oggi sia tra una classe cosmopolita di multinazionali, banchieri, signori dell'e-commerce e del banking everywhere, per usare le loro espressioni preferite, in alto, e in basso quelli che vengono dalla pubblicistica definiti popoli, che i popoli poi in realtà non sono altro che, in una dimensione più ampia, anche culturale, il precipitato della vecchia classe lavoratrice, del vecchio ceto medio. Questa è poi la novità del mondo dopo l'89, cioè il fatto che le due classi che un tempo confliggevano fra loro oggi sono precipitate nell'abisso e formano un unico blocco che definiamo per semplicità popolo, ma che in realtà è l'unione di tanti elementi. Intanto il popolo è colui il quale vive del proprio lavoro, mentre invece la classe dominante vive essenzialmente in maniera parassitaria del lavoro altrui. Il popolo ancora è quello che è radicato in un territorio. Demos, ci insegnano i greci, non è il popolo genericamente inteso, è un popolo radicato in una storia, in un territorio. Per questo, con buona pace delle anime belle del globalismo, non potrà mai esistere il popolo globale. Il popolo esiste nella misura in cui esistono i popoli, che debbono naturalmente dialogare fra loro sul fondamento della comune appartenenza alla razza umana, ma sono determinazioni plurali, linguisticamente, tradizionalmente differenziate, e questa è una ricchezza ovviamente, non una povertà, il fatto che i popoli, le lingue, le storie siano molteplici. E poi naturalmente c'è la contrapposizione di classe, che vede una classe dominante che è per sua vocazione
la definirei una classe che punta sui flussi, flussi di migrazione, flussi di desideri, flussi di capitale, e la classe dominata che invece si richiama all'importanza dei territori, intesi come spazi di democrazia, di diritti, di radicamento. Ecco allora che il conflitto è, se volessimo usare due categorie che hanno usato due studiosi di area anglosassone, il conflitto è fra la openness finanziaria, la financial openness, e la national autonomy. L'apertura finanziaria è l'autonomia nazionale come luogo dell'opposizione rispetto a questi processi. Il global capitalismo si fonda esattamente oggi sull'apertura illimitata, la openness, apertura dei confini, apertura delle menti che debbono essere svuotate per poi essere riempite ad arte dagli strateghi della pubblicità e del marketing, e poi invece quanti siano ancora radicati nella loro vicenda, come dicevo. Il problema, uno dei problemi è che occorre ricategorizzare la realtà. Le vecchie categorie, ma questa è una mia modesta opinione, non giovano a una comprensione della realtà. Finché ci si continuerà a contrapporre da destra a sinistra e da sinistra a destra, si manterrà permanentemente l'ordine sistemico così com'è. Il paradosso del nostro tempo, fra i tanti, è che sono saltate le categorie, sono saltati i riferimenti. Paradossalmente io mi ritrovo appieno in quello che è stato detto, cioè nel fatto che Putin è un baluardo, è un faro per tutti quanti non abbiano ancora fatto la loro resa al global capitalismo nichilista. Il paradosso è che Putin arriva dallo stalinismo e diventa oggi un emblema, un faro di resistenza, di identità, di cultura, di opposizione al global capitalismo. Laddove invece il paradosso, se ci pensate, a parti invertite, è che la Chiesa, che dovrebbe rappresentare il radicamento, l'identità, l'opposizione al nichilismo della forma merce, oggi, almeno dal 2013 direi, ha radicalmente mutato segno. Vero è che all'interno della Chiesa si è prodotto uno scisma interno, per cui vi è l'anima bergogliana e quella ratzingeriana che confliggono fra loro, ma vero è anche che essenzialmente oggi la Chiesa nella sua massima evidenza è un'agenzia di riferimento del messaggio unico globalista, già solo nella misura in cui rinunzia a parlare della trascendenza e del sacro e si lancia invece sulla green economy, su temi che sono senz'altro interessanti ma che non sono il nucleo evidentemente del messaggio cristiano. Ecco, io credo che occorra ripartire da questa riflessione, superare le categorie, ripensare il presente e provare a elaborare nuove categorie. E anche alcune parole che sono, anche è stato detto giustamente prima, che sono parole che vengono spesso intese come oppositive e che in parte lo sono, in realtà chiedono di essere meglio analizzate. Una di queste è la parola sovranismo. Il sovranismo, come l'essere di Aristotele, si dice in molti modi. A quale tipo di sovranismo si fa riferimento? Ci sono sovranismi che si identificano chiaramente in un progetto liberista, come è stato anche detto prima. Ci sono sovranismi che pensano lo Stato come un'azienda che deve essere messa al servizio del mercato, usano lo Stato come riferimento per il mercato, per governare per il mercato. Quindi anche lì bisognerà svolgere, a mio giudizio, una riflessione articolata su temi importanti, e poi naturalmente il lavoro da fare sarà moltissimo, perché effettivamente la classe dominante ha non solo il monopolio dei mezzi della produzione ma anche il monopolio dei mezzi dell'informazione. Una cosa che possiamo apprendere dalla storia è che la classe dominante è permissiva e tollerante finché ha l'egemonia. Quando ha il dominio ma non ha più l'egemonia culturale, o quando l'egemonia comincia a incrinarsi, e mi pare che da molti segnali che avvengono nel mondo si possa inferire questo incrinarsi dell'egemonia del polo dominante, beh, allora ricorre alla violenza, spegnendo le voci non allineate, intensificando la censura, reprimendo quanti non sono allineati. E questo è poi il punto su cui bisogna ragionare, no? Con buona pace di quelli che sostengono essere finita l'epoca degli stati nazionali, stiamo assistendo a un multipolarismo in fieri, forse potremmo chiamarlo così, di stati nazionali che stanno risorgendo e che si
pongono con postura abbastanza solida, la Russia di Putin, pensate anche all'Iran, che ha la potenza e dal mio punto di vista il coraggio di resistere rispetto a quello che è stato a inizio anno un evidente tentativo imperialistico di aggressione. Ci sono tanti stati nazionali nella galassia della globalizzazione che non sono allineati, che secondo me sono altrettanti punti di resistenza. Ci sono tanti punti che devono essere analizzati. Quando ad esempio uno distinguere il sovranismo dall'imperialismo, ad esempio, no? Trump incarna entrambe queste determinazioni, è sovranista in casa e imperialista fuori casa, e quindi bisogna saper discernere questi aspetti, e questo è un compito che ci richiede un lavoro critico ulteriore a mio giudizio. Ecco, quindi la strada è aperta, il dibattito è appena cominciato e credo che la navigazione davanti a noi si prospetti feconda già solo per il fatto che come dire, purtroppo non sono molte le navi che navigano libere nel mare. Una rapidissima aggiunta, il professor avvocato Taormina all'ultimo momento non ha potuto, ci saluta tutti. L'avvocato Taormina è stato sempre presente nelle nostre ultime manifestazioni e stasera voleva anche, diciamo, esprimere la sua soddisfazione per questo progetto che coinvolgerà anche un uomo come lui. E volevo aggiungere che abbiamo qui poi Massimo Viglione, il professor Massimo Viglione, che recentemente ha scritto quello che potrebbe essere definito l'ultima parola sul Medioevo. Quindi non l'abbiamo qui, non lo possiamo vendere, però visto che abbiamo mostri sacri, ultime parole, eccetera. Voglio anche salutare, scusate se ne dico due, dovete dire probabilmente 20, l'avvocato Valerio Verni, che voi conoscete tutti, che è stato assolutamente protagonista in quella tragedia, ma anche in quella reazione alla tragedia, che è il caso di Macerata, e sua nipote, la giovanissima donna che fu trucidata 2 anni fa, e che sicuramente noi ricordiamo tutti, non solamente per aver perso una figlia italiana, ma anche perché lì si è manifestato per la prima volta un'ennesima mafia, perché noi in Italia non ci facciamo mancare nulla. Lì si è manifestata per la prima volta la mafia siciliana, e noi in un modo o nell'altro, io nel mio piccolo, sicuramente l'avvocato Verne ce l'ha fatto molto più di me, ci siamo proprio interessati a portare alla luce questo gravissimo problema. Comunque grazie a tutti, sono altre persone che poi interessanti che contribuiranno a questa rivista. Sì. Passo. Ok, ringraziamo Diego Fusaro, bravissimo come sempre, stupendo. E lasciamo di nuovo la parola al direttore per concludere. No, innanzitutto ci sono domande. Cosa importante, ci sono domande. Gliela faccio una domanda allora io a Diego Fusaro, la star della serata. È sempre molto interessante sentire parlare del superamento destra-sinistra e soprattutto poi dell'eterna guerra civile che c'è in Italia, fascismo-antifascismo, comunismo-anticomunismo. Però in questo io noto sempre che mentre diciamo da questa parte c'è sempre una forte e ferrea volontà di superarla, questa fase, nel senso che, ad esempio, da parte nostra non c'è nessun tipo di problema a parlare con chiunque. Cioè non sentirai mai o quasi mai qualcuno di noi dire io con quello non ci parlo perché è comunista. Anzi, abbiamo sempre avuto la curiosità, la voglia, la volontà di superare questo steccato e di riconoscere dall'altra parte anche delle cose molto, molto interessanti. Cioè, a chi è che non è simpatico Peppone qua dentro? Cioè, parlo Don Camillo e Peppone, chi è che non ha dentro casa lo zio comunista che occupava le fabbriche, che occupava le scuole e che ci sta simpatico e che noi comunque riconosciamo di aver costruito comunque dei diritti sociali e averli difesi. Mentre invece dall'altra parte noi abbiamo sempre notato che invece l'odio, il veleno, la violenza antifascista è sempre stata una discriminante quasi fondativa e che ha sempre alzato un muro altissimo e direi inviolabile rispetto a un'unità nazionale sia nelle battaglie sociali ma soprattutto in quella che è la lotta primaria, quella della liberazione nazionale rispetto all'occupazione NATO o all'occupazione di Bruxelles e la lotta di liberazione nazionale. Quella che tu mi
pone una domanda impegnativa perché riguarda l'essenza dell'odierno, di quello che io chiamo sulle orme del mio maestro Costanzo Preve, l'odierno antifascismo in assenza di fascismo, che è una delle strategie dominanti dell'ordine costituito, mantenere sempre vivo il nemico fascista per potersi legittimare in nome dell'antifascismo. In sintesi, il dramma delle sinistre fucsia, come io le chiamo, è che non essendo più da tempo anticapitaliste ed essendo anzi le guardie fucsia del capitalismo, debbono per mantenere in vita la propria legittimità richiamare in vita un nemico che non è più da 70 anni per potersi dire antifasciste nel momento stesso in cui sono divenute ultracapitaliste. E quindi di fatto il paradosso in sintesi delle sinistre fucsie che oggi sono antifasciste quando il fascismo non c'è e sono ultracapitaliste quando il capitalismo c'è, con dei paradossi, anche se mi permetti questa digressione, fatta la doverosa premessa per correttezza che io nell'attuale fase storica non sono né antifascista né anticomunista, diversa sarebbe la questione se fossimo negli anni 30 probabilmente, ma questo è un altro discorso. Faccio però questa precisazione: quando ci sono ritorni di fiamma nazista, come è stato in Ucraina, no? Sapete, nel 2014 che c'è stato, l'Unione Europea e le sinistre fucsie appoggiano quei ritorni di fiamma, il paradosso. Cioè, l'unico che può fregiarsi se ha un senso il titolo di antifascista oggi è Putin, quello che combatte contro l'Ucraina nazifascista, e quello che per le nostre sinistre fucsie è fascista per eccellenza. Quindi capite come il dibattito, secondo me, è intricatissimo oggi, per cui la categoria di fascismo e antifascismo, secondo me, finisce per creare solo un groviglio di contraddizioni ulteriori rispetto a quelle che già ci sono. In sintesi, fatta la mia analisi, il capitalismo oggi è tanto antifascista quanto anticomunista perché deve imporre ubiquitariamente il liberismo. E quindi forse ricorderete che nell'Unione Europea è passata recentemente una mozione che equiparava il nazismo al comunismo, no? Ricorderete? Sì, sì. Ora, l'obiettivo di questa mozione non è ovviamente colpire il comunismo che non c'è più dall'89 e il fascismo che non c'è più da ancora prima. Il vero obiettivo è quello di demonizzare l'idea di sovranità nazionale abbinandola al fascismo e l'idea di diritti sociali keynesiani abbinandola al comunismo. Questo è il vero punto fondamentale. Ora, l'antifascismo che c'è in Italia è l'equivalente dell'anticomunismo che c'è in altri paesi d'Europa, a seconda del paese prevale una o l'altra delle tendenze, ma quello che conta dal mio punto di vista è comprendere che queste categorie di antifascismo e di anticomunismo oggi sono funzionali al mantenimento dell'ordine costituito. Il totalitarismo liberale è un totalitarismo che vince nella misura in cui riesce a contrapporre in basso le masse che dovrebbero essere unite contro suddetto totalitarismo, dividendole tra antifascisti e anticomunisti, che quindi poi accettano di buon grado l'ordine liberale. E poi l'ordine global capitalistico vince nella misura in cui continuamente sposta al centro dell'attenzione verso questioni estinte che non sono più, no? Se fossimo negli anni 30 avrebbe senso essere antifascisti, ma oggi non ha più senso in ragione del fatto che oggi non c'è più il fascismo. Il paradosso della situazione odierna è che gli stessi che lottano contro il manganello fascista sono quelli che non hanno nulla da dire rispetto al manganello dei mercati, del liberismo. Questo è il punto fondamentale, per cui io suggerisco a tutti, ma lo dico senza avere tessera di partito, senza fare riferimento, come dire, a partiti esistenti, suggerisco a tutti di superare queste categorie di fascismo, antifascismo, comunismo, anticomunismo, perché se no ci si ritrova a fare semplicemente folklore. Lo dico sempre anche all'amico Marco Rizzo, di cui ho la massima stima e ritengo una delle persone più serie e più corrette nel panorama politico contemporaneo. Dice cose sacrosante, ma fa in qualche modo un folklore politico, perché certi simboli e certe liturgie sono divisive. Se si vuole una riconciliazione in Italia, è inutile continuare con l'antifascismo e con l'anticomunismo, bisogna andare oltre. Solo allora ci sarà una riconciliazione, quando allo stesso tavolo potranno sedere pacatamente, discutendo e confrontando,
confrontandosi persone che appartengono a storie diverse, ma che hanno capito che chiusa quella storia è possibile fare un percorso insieme. Come diceva sempre mio maestro, costante breve, al viandante non devi chiedere da dove venga, ma dove sia diretto. Posso una battuta, veloce? Certo. No, riallacciandomi un attimo il saggio discorso, ho voluto dire che io ho vissuto all'interno di giornali dove la mobilitazione, quella sul piano dell'informazione, era sempre quella contro chi era, apparteneva a una certa area politica, ma così è avvenuto poi per tutte le battaglie, le mobilitazioni che sono state fatte dal famoso luglio 60 a Genova, che poi sono state fatte ovviamente con falsi avversari di cui vediamo oggi, no? Può essere Salvini, può essere Berlusconi, può essere. Io ritengo che pessimisticamente sia una, diciamo, delle tecniche, proprio delle strategie di un certo ambiente, che poi fa riferimento al capitalismo, quello tecnocratico di Bruxelles, è quello che, diciamo, che occorra sempre servirsi di un obiettivo, di un bersaglio, perché è funzionale all'occupazione del potere. E quindi su questo sono un pochino pessimista, ripeto, perché ritengo che non smetteranno mai, dico mai, di accettare un discorso di conciliazione, di superamento, come abbiamo spiegato da tanti, perché volendo guardare al futuro e all'avvenire dei giovani bisognerebbe superare certi passi. Però purtroppo su questo ho delle, diciamo, delle perplessità che purtroppo sono riscontrate tutti i giorni, e quindi il mio amico penso che dovrebbe fare una battaglia, ma mi permetto presuntuosamente, per fare un invito proprio a quelli che più parlano di odio, di ricordo, perché ad esempio si parla del dovere di ricordare, giustissimo, però se noi pensassimo ai figli, ai parenti di quelli in pratica sono stati uccisi dopo il 45, dovremmo dire che anche il ricordo e il rispetto per quelle persone dovrebbe essere, diciamo così, no, tenuto conto. Invece poi tutti gli appelli sono a una certa memoria, ma non all'altra memoria. Allora cominciamo a dire che va rispettata la memoria di entrambi. Io non dico che va demonizzata una e sacralizzata l'altra. Diciamo, rispettiamo tutte le memorie. Come si fa per rispetto della storia, quella con la S maiuscola? D'accordo, come ha detto in una uscita imponderabile, quindi rivela il fatto che non è poi così gestibile dal pensiero unico, come ha detto la senatrice Liliana Segre, i morti meritano tutti rispetto, frase di una saggezza e di un garbo incredibile che rivela il fatto che questa signora con questo passato terribile non è manovrabile come vorrebbero, perché ha già fatto due uscite interessanti, una contro l'Unione Europea, quando le hanno chiesto cosa pensa lei dell'Unione Europea, ma io sono contrario, ha detto da sempre, quindi era già e poi quest'ultima uscita anche di un buon senso totale, evidentemente, no? Insospettabile di essere un apologeta del fascismo, quando ha detto di fronte ai morti, mi pare così, ha detto che meritano rispetto tutti, ma è evidente, i morti, già solo perché non sono più, non ha senso attaccarli, meritano. Io ultima domanda prima di concludere, invece proprio interessato da Diego, sì. Gira l'Italia e conosce, insomma, anche i mondi giovanili. Come si può risvegliare una gioventù che ormai sembra totalmente lontana e addormentata rispetto alle problematiche che vivono? Cioè, al di là delle sardine che sono organizzate, i gretini, come li chiamo io, insomma, queste chiamiamole proteste che sono ormai proteste del sistema, cioè solo in Italia si manifesta contro le opposizioni, cioè c'è una gioventù che è completamente ormai addormentata e siamo più noi quarantenni, cinquantenni, sessantenni che siamo più interessati alle cose che succedono. Ma dunque, anzitutto colgo la palla al balzo perché in sala mi ero permesso di invitare anche alcuni amici, c'è il giovane Mattia che è un ragazzo bravissimo che è il direttore del gruppo Giovani Sovranisti di Vox Italia, di cui parlavamo prima, quindi ci sono dei giovani che non hanno colgo al balzo la domanda e quindi sono felice di questo. Ma i giovani, se bisogna saper accendere nei giovani il desiderio della politica e della cultura, perché evidentemente se i giovani sono
spesso deficitari in questo ambito è causa del fatto che non trovano dei veri maestri. Il vero maestro è quello che riesce ad accendere nel giovane la passione, no? Non è quello che lo spinge, lo costringe, che è il modo migliore per creare odio evidentemente verso la cosa in questione. Io dico sempre che il modello deve essere quello della caverna di Platone, colui che scende nella caverna per liberare gli altri, non li trascina fuori con la forza o tirandoli per la coda, ecco. Cerca di mostrare loro la via e di far sì che essi si educhino a percorrerla. Quindi bisogna accendere il desiderio nei giovani. Per farlo, secondo me, non c'è modo migliore di rileggere le parole fondamentali del pensiero occidentale, scoprendo ad esempio che il concetto di confine, che oggi viene demonizzato, è centrale nella politica di Aristotele. Quindi ora si può pensare che sia cretino oggi chi parla di confine, ma non lo so, però se ne parlava Aristotele almeno bisognerebbe problematizzare criticamente la questione, e su molti altri temi, quando ad esempio si parla, far leggere ai giovani i testi di Hegel, l'importanza dello Stato, alla faccia di chi oggi dice che lo Stato è superato ed è solo un peso o una forma di bieco assistenzialismo. C'è in questo anche, lasciatemi dire, tra parentesi, una retorica da anni 90, quando cominciavano ad apparire i primi presidenti manager che liquidavano lo Stato come comunista, vi ricorderete, sì, no? Lo Stato è comunista, il pubblico è comunista, no? Invece lo Stato e il pubblico svolgono una parte fondamentale che deve essere tutelata. Ecco, io credo che educare i giovani sia il compito più importante, e per educarli dobbiamo appellarci alle forze della nostra tradizione. Io penso soprattutto alla tradizione filosofica, poi certo anche politica. Aristotele e Hegel sono filosofi, ma filosofi anche politici. Grazie. Posso rispondere un attimo? Per quanto riguarda i giovani, appunto sono rappresentante dei giovani, volevo dire che secondo me il problema odierno dei giovani è il fatto proprio che noi viviamo in una realtà in cui non esige più una cultura a cui fare riferimento, l'unica cultura è l'internet, i social. Quindi se noi ripartiamo da una base culturale, secondo me possiamo organizzare un dissenso. Invece oggi come oggi ci vogliono levare proprio anche questo, le basi culturali, ma ci lasciano solo internet, i social, le stupidaggini superficiali. Però ho conosciuto moltissimi ragazzi in gamba e ci stiamo mobilitando, ce la faremo. Grazie. Allora io concludo ringraziando tutti gli ospiti, ringraziando Diego, soprattutto Fusaro, ringraziando Roberto Fiore, ringraziando Gloria, ringraziando Guglielmo, ringraziando Antonio, ringraziando me e tutti quanti voi. Oggi avete riempito questa sala e soprattutto ringrazio tutti quelli che già da stasera faranno l'abbonamento, perché ricordatevi che per mandare avanti i progetti editoriali, per lanciare le sfide, soprattutto nel 2020 c'è anche bisogno di denaro. C'è bisogno dei soldi, scusatemi l'essere venale, ma questo progetto ha bisogno di tutti quanti noi. Quindi non solo noi chiederemo costantemente il vostro aiuto, non solo chiederemo il vostro abbonamento, ma noi chiediamo che ognuno di voi diventi un nostro supporter, che vuol dire che ognuno di voi faccia fare altri abbonamenti, perché se è vero che siamo contro il mondo degli uguali, se è vero che siamo contro il pensiero unico, è altrettanto vero che questi progetti vanno sostenuti anche economicamente. Quindi saranno le nostre ragazze qua già da oggi che chiederanno a voi il vostro abbonamento. L'abbonamento verrà a 50 euro all'anno, che vuol dire 5 euro a numero per 12 mesi. Il primo numero uscirà il 10 febbraio e questa sarà la prima pagina, che come vedete l'avete trovata sulla vostra sedia, dice 10, 100, 1000 passa. Abbiamo preso una scritta che abbiamo visto a San Lorenzo il giorno che è morto Panza, il giorno dopo che è morto il grande storico Panza. Alcuni nostalgici di chi vuole ancora un'Italia divisa, in maniera offensiva, hanno scritto 10, 100, 1000 Panza, cioè augurando la morte di 10, 100, 1000 persone libere. Noi invece ci auguriamo che ci siano 10, 100, 1000 persone libere che come Panza abbiano il coraggio di dire sempre la verità, di essere uomini liberi, perché appunto
quando io incontro qualcuno per strada, non voglio più chiedergli da dove provieni, ma lo vorrei prendere spalla a spalla e andare avanti verso la libertà. Grazie a tutti, fino a arrivare a tutti. Alessia, Gina.